Benvenuti a questa nuova edizione di News Immobiliari da Giuseppe Greco e Chiara Perucchini, agenti immobiliari di professione e per passione. Oggi non avremo un news immobiliare classico con info e dati statistici, ma con dei servizi. Vero Chiara? Vero, vero. Oggi vi manderemo in onda dei servizi effettuati a dei nostri clienti che si sono fidati di noi e hanno deciso di acquistare casa con noi. Regia, vai! Un saluto da Don Vito Corleone. Sono qui per dirvi una cosa bellissima. Io e mio figlio Michael abbiamo appena firmato l'atto con Pino e Chiara. Siamo proprietari di una bellissima villa a Corleone. Siamo così contenti che l'abbiamo fatta comprare anche a Clemenza, i Barrese, i Tattaglia, i Sollozzo. Tutti noi abbiamo comprato la casa da Pino e Chiara perché loro sono persone corrette, oneste. E insomma, noi ce lo meritiamo pure. Insomma, volevano qualcosina di più, ma io ci ho fatto una proposta che non potevano rifiutare. D'altronde io sono più buono di Al Capone e loro lo sanno e mi sono venuto incontro. E allora vi dico, se dovete comprare la casa, compratela da Pino e Chiara, due agenti immobiliari seri, di più, serissimi. Baciamo le mani. Un saluto da Maurizio Costanzo, per un attimino stavano attorto nei miei pensieri. Siamo venuti qua perché... sì, ecco, no, volevo dire che insomma dovete cambiare la casa, dovete comprare la prima casa. Abbiamo la soluzione che fa per voi. Voi direte qual è? Beh, insomma, Pino e Chiara sono due venditori al top, e loro sono veramente bravi e professionali. Io e Maria siamo contentissimi, mi hanno venduto una casa veramente bella con la piscina, con la tauna, c'è tutto, c'è il tolaio, il sottotetto, insomma, cioè, veramente una bella villa, siamo contenti, tutti i nostri amici vengono a fare le cene, eccetera. In più ho chiesto una camera in più, insomma, per fare il frigo, per mettere dentro un frigo supplementare le mie colazioni. Allora, insomma, Pino e Chiara, mi raccomando, io vorrei dire perorare la loro casa, però i pere me le sono mangiate tutte, mi sono rimaste quattro pecore, quindi voglio pecorare la loro causa. Se dovete comprare la casa, andate da Pino e Chiara. Insomma, consigli per gli acquisti belli e buoni, Pino e Chiara sono quelli che fanno per voi. Bene, come di prammatica, a questo punto sigla e sipario. Maria, chiama Pino e Chiara che compriamo un'altra villa in montagna stavolta, bene? Subito, sì, subito. Sigla e sipario. La caramellina. Ma che fai, Stelia? Ma se una signa una sella, se non ci riesci, sei proprio un pisello. Siamo senza le case e lui fa una signa una sella. Oh, perché non chiamiamo Pino e Chiara? Perché non abbiamo il telefono? Ce l'ho io. E allora chiama. Sicuro. Pronto? Sono Stelia. Le chiamavo perché vogliamo comprare una casa. Io e Oliver Novellotti. Sicuro. Mi scusi. Arrivederci domani. Chi era Stelia? Era il nostro vecchio padrone di casa. Quello che gli dobbiamo pagare l'affitto da 6 anni. Oh, il vecchio padrone di casa. Ci penso io a telefonare a Pino e Chiara. Può comprare le nuove cose. Arrivederci.
Onorevoli colleghi, prima di concludere questa giornata di lavori importanti, voglio fare un comunicato, poiché l'estate è vicina, qualora decidiate di passare le vostre vacanze in una location mare, montagna o campagna anche, vi consiglio di contattare Pino e Chiara, perché loro hanno le soluzioni per qualsiasi tipo di vacanza. Sono delle soluzioni veramente carine e soprattutto per ogni tipo, hanno offerte di ogni tipo, insomma. Quindi contattate Pino e Chiara per le vostre vacanze, ma anche qualora dovesse servire una casa fissa per tutto l'anno, loro ci sono. Detto questo, il Presidente del Consiglio vi saluta, vi ringrazia e vi auguro una buona serata. E finalmente siamo arrivati alla fine. Abbiamo concluso con questa edizione di News Immobiliari. Questa edizione era difficilissima, ragazzi. Per noi è stata una grande gratificazione, una grande soddisfazione. Avete visto i clienti che abbiamo aiutato. Siamo stati bravi. Ci diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie, buona giornata. Arrivederci.